Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo frame per droni FPV. Si tratta del Flight Club Proton, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il kit del frame dentro questi sacchetti in plastica, degli adesivi, 4 braccetti e un battery strap. Per quanto riguarda i bracci, sono disponibili varie misure a seconda delle eliche che vogliamo utilizzare. Ci sono da 6, da 5.5, da 5 stretch X, da 5 pratica che rimangono leggermente più larghi all'interno, da 5 race e da 4. Io ho optato per la versione da 5.5 che è l'ideale per chi vuole usare questo frame sia per racing che per freestyle. Lo spessore dei bracci è di 4 mm. La loro forma particolare è stata creata per avere il minor peso possibile mantenendo una buona robustezza. Per questo motivo sono presenti solo 3 fori, che sono sufficienti per fissare il motore. Se volete una maggior sicurezza potete usare della frena a filetti. La trama del carbonio è parallela al braccio stesso. Questo garantisce la massima resistenza possibile. Vediamo ora il contenuto del kit e procediamo ad assemblare questo frame. Nel primo sacchetto troviamo la nucleus plate e il bottom plate. La nucleus plate è una delle caratteristiche principali del Proton, infatti questa parte è in alluminio 70-75 che garantisce la massima resistenza col minor peso. I fori sono filettati, quindi le viti andranno fissate direttamente su questo plate senza bisogno di dadi. Poi abbiamo il bottom plate, come vedete arriva già smussato in modo da non rovinare il battery strap. Anche l'alloggio per le viti è levigato, in questo modo possiamo sistemare la batteria sul fondo senza che la testa della vite disturbi la batteria. Come notiamo ci sono i fori per collegare i flight controller da 30x30 mm o da 20x20 mm. Lo spessore della CNC plate è di 2.9 mm e anche quello della bottom plate è di 2.9 mm. Nella seconda busta troviamo i componenti per la parte superiore, il top plate, 8 viti, 4 standoff, i supporti per la camera FPV e il supporto per l'antenna del ricevitore e della VTX. Nel top plate notiamo questo grosso foro, serve per fissare il supporto in TPU per la Session 5, che eventualmente va acquistato a parte. Lo spessore della top plate è di 2 mm. Le viti per fissare il top plate sono M3 da 9.8 mm. Gli standoff sono lunghi 25 mm. Questi sono i supporti per fissare la camera FPV e sono stampati in TPU. Il supporto va fissato con la vite della camera in questo modo, poi si inserisce nello standoff. Le videocamere supportate sono le mini e le micro come questa. Quest'altra parte in TPU serve per fissare sia le antenne della ricevente che quella della VTX. La forma è adatta per le luminiere AXI, ma possiamo usarla per qualsiasi altro tipo di antenna. Nell'ultimo sacchetto troviamo 2 antenne a tube per la ricevente, le viti per fissare la bottom plate e questa parte in carbonio che possiamo usare per fissare una VTX. Poi abbiamo i gommini, le viti e i dadi per fissare il flight controller alla nucleus plate. I gomini servono sia per fissare le viti alla CNC plate, sia come spessori per le altre schede. Assemblare il Proton è un'operazione facile e veloce. Iniziamo fissando i gomini e le viti alla nucleus plate, poi colleghiamo i braccetti utilizzando le viti fornite in dotazione. Infiliamo il gomino in questo modo, poi prendiamo la vite e la facciamo passare da sotto. Dopo aver fissato i bracci, possiamo andare avanti. Assembliamo il top plate usando queste parti. Dopo lo fissiamo alla parte inferiore con le 4 viti. Una volta completato, il frame risulta essere molto rigido. Il peso è di 84.4 grammi. Il Proton è un frame molto interessante con delle caratteristiche inedite.
La Nucleus Plate infatti ci permette di isolare completamente il flight controller dal resto del frame. Questo riduce in maniera sensibile le vibrazioni che vanno a disturbare il giroscopio. La sostituzione dei bracci è molto semplice e non richiede di smontare le schede dal frame. Basterà svitare queste due viti, sfilare il braccetto, inserire quello nuovo e rimettere le viti. Visto il peso estremamente contenuto, il Flight Club Proton è un frame indicato per chi vuole realizzare delle build ultra leggere ma con un'elevata potenza. Questo frame è consigliato per chi vuole fare racing ad alti livelli ed è alla ricerca dei componenti migliori. È indicato anche per chi fa freestyle e vuole un quad agile e scattante. I componenti per creare una build col Proton non possono essere acquistati a caso, ma vanno scelti con attenzione. Infatti dobbiamo prendere degli ESC 4-in-1 e un flight controller con PDB integrata. La ricevente deve essere il meno ingombrante possibile. A tal proposito consiglio l'FR Sky XM+ o RXSR. Per questo motivo il Proton non è un frame adatto ai principianti. Gli spazi molto ristretti per le saldature dei vari componenti richiedono mano ferma e un po' di abilità. Questa era la mia recensione del Flight Club Proton. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.